Tragedia sulla Domiziana, 200 metri oltre il ponte del Garigliano, nel territorio di Sessa Aurunca. 5 morti e un ferito grave, questo è il tragico bilancio di uno scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Brava, avvenuto alle 14 di oggi al chilometro 0,700 nella zona di Baia Domizia. Sulla Ford viaggiavano 4 giovani di Formia, tutti morti sul colpo, Francesco Grimaldi, Fabrizio De Meo e Arturo Rizzi, primi due di 26 anni, l'altro di 23, e un quarto senza documenti di identità. Sulla Fiat Brava si trovano invece due campani, Angelo Testa, 67 anni di Pozzuoli, pure lui deceduto all'istante, e Gennaro Esposito, 39 anni di Arzano, che era alla guida dell'auto ed ha riportato gravi ferite che ne hanno consigliato il ricovero all'ospedale San Camillo di Roma dopo un iniziale trasferimento all'ospedale di Fondi. Sul luogo dell'incidente la Polizia Stradale di Caserta, quella di Mondragone, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, chiamati per estrarre le vittime incastrate nelle lamiere delle due auto, una delle quali, la Ford Fiesta, finita oltre il guardrail. Mentre si sta indagando per ricostruire la dinamica del tragico incidente, uno dei più gravi degli ultimi anni, e per accertare le responsabilità. Risiedevano a Formia, nella frazione di Penitro e nella zona di Scacciagalline, uno dei quartieri orientali della città. Il sindaco di Formia, Michele Forte, ha dichiarato il lutto cittadino, ha sospeso per la giornata di oggi tutte le manifestazioni che erano in programma in città. Espressioni di cordoglio e di solidarietà sono arrivate anche dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, rivolte alle famiglie delle vittime.